Uè ragazzi e bentornati, finalmente finisce quasi la mia avventura e cominciano le vere e proprie avventure, ovvero quelle giocate senza il bisogno di pushare tutto il prima possibile, ma comunque questo video è dedicato a tutte quelle persone che ancora devono capirci qualcosa su queste avventure, capire più o meno le dinamiche e soprattutto capire anche quanti sono i veri ed effettivi potenziamenti. Quindi senza perdere altro tempo io direi subito di mandare la sigla. Allora, innanzitutto cominciamo dalle nozioni fondamentali. È importante raggiungere il livello 50 del pass battaglia, in quanto a livello 50 ci sarà l'ultimo supercaricatore come ricompensa che appunto ci darà il pass battaglia, o meglio, il pass di casa base. Attenzione però che durante tutto il vostro percorso incontrerete parecchi incarichi che vi daranno come ricompensa anch'essi supercaricatori e addirittura rivantaggi del nucleo. Come voi tutti ben ricorderete, nella stagione 1 io non usai nessun rivantaggio del nucleo, quindi la stagione 1 più la stagione 2 delle avventure vi faranno arrivare ad una somma di 4 rivantaggi del nucleo. Abbiamo 5 supercaricatori armi più uno ancora disponibile nel pass battaglia, quindi per un totale di 6. Abbiamo 5 supercaricatori eroi, abbiamo 17 supercaricatori superstiti che andremo subito ad utilizzare e 3 supercaricatori trappole. Gli ultimi due livelli del pass danno rispettivamente un supercaricatore eroe e un supercaricatore arma. Allora, questa volta potenzio una volta tutti i leader, quindi questo lo promuoviamo. Poi potenzio la terza squadra. Quindi potenziando tutti i leader una volta siamo arrivati al 132,5. Però attenzione che abbiamo ancora 10 supercaricatori che andremo nuovamente a distribuire. Allora, siamo arrivati ad una potenza di 133 e una tacca, quindi adesso andiamo a utilizzare anche gli altri supercaricatori. Questa volta ragazzi ho deciso di potenziare Scorch Drago, è un eroe che comunque mi ritrovo spessissimo ad utilizzare, quindi ho deciso di utilizzare tutti i supercaricatori su di lui. E me ne manca ancora uno, Scorch Drago al 144. Per le trappole invece continuo a potenziare ciò che avevo iniziato, quindi io voglio potenziarmi i campi elettrificati, me li porto altissimi, dai. Campi elettrificati al 142. Invece, come progetto, questa volta voglio farmi la furia del re della tempesta, quella incorlucente che utilizzo, diciamo, per spaccare il corno del re mitico. Ok, quindi ragazzi ci sono avanzati 4 rivantaggi del nucleo che terrò per l'occasione giusta, diciamo. 2 lama tesoro troll leggendario che adesso andremo ad aprire. 4 voucher di reclutamento eroe che assolutamente non mi servono. E 2 per le armi. Ma soprattutto ragazzi i biglietti raggi X. Con questi biglietti raggi X, vedete, ho la possibilità di scambiare, diciamo, 50 biglietti raggi X per un valore di 50 V-Bucks. Quindi acquistare questi lama in maniera gratuita senza andare a toccare appunto i miei V-Bucks. Quindi per chiunque di voi si stesse chiedendo cosa farsene dei biglietti raggi X, beh, questo sarà il loro utilizzo. Apro anche 2 lama tesoro troll leggendario, ragazzi, vediamo cosa ci danno. Allora, abbiamo trovato un superstite mitico, armi bordate, Genesi sergente, ok, tutto molto carino, niente di che. Oltre comunque alle ricompense che vedete che ci dà il pass battaglia e, come vi ho anticipato prima, le ricompense essenziali, ovvero i supercaricatori, i rivantaggi del nucleo, eccetera eccetera, li otterremo solamente fino al livello 50, ma attenzione che questa stagione, a differenza della precedente, abbiamo anche degli incarichi che ci danno queste ricompense. Come vi avevo anticipato nei post community, ci sono appunto questi incarichi che dovrete fare attenzione appunto a progredire, perché non saranno i primi ma vi spunteranno
arriveranno dopo un po', che come vedrete dagli screen ci danno appunto un supercaricatore superstite completando una missione di gruppo in una zona avventura ex Sylvania 108+, successivamente un rivantaggio del nucleo distruggendo i carrelli al 124, affrontando una missione di categoria 4 avremo un altro supercaricatore eroe, un supercaricatore trappole distruggendo le armature, un altro supercaricatore eroe eliminando abietti con abilità, eliminare abietti con un piccone ci darà un supercaricatore arma, raccogliere 60 blab in una zona avventura Hex Sylvania 124+ ci darà un altro rivantaggio del nucleo. E non finiscono qui, eliminando 20 predatori, 15 blaster e 10 distruttori, ovvero Taker, Occhibelli e Smasher, avremo supercaricatore arma. Penultima sfida, saccheggiando le casseforti o forzieri del tesoro in una zona avventura 140+, avremo un supercaricatore superstite. E infine, eliminando un mini boss in una zona avventura 140+, avremo l'ultimo supercaricatore eroe. Allora, informazioni utili che vi potranno servire per progredire, diciamo, nella storia. Innanzitutto sappiate che vanno assolutamente seguiti gli incarichi. Gli incarichi ci daranno la maggior parte dei Pieventura. A cosa servono i Pieventura? Semplicemente i Pieventura sono il metodo, diciamo, di calcolo che utilizza la Epic Games per stabilire il nostro livello e il nostro livello del pass. Quindi, per arrivare al livello 50 del pass, segnatevi questi numeri, avremo bisogno all'incirca e arrotondo un po' per effetto, di 3.200.000 Pieventura. Un pelo meno, quindi 3.182.000, adesso non mi ricordo bene, comunque siamo lì. Come avrete visto dal video, io sono arrivato per ora a 2.800.000, vi assicuro che comunque vanno giocate, ragazzi, perché i piedi da accumulare sono veramente, veramente tanti. Non bastano tutti gli incarichi, non basta spammare qualche missioncina qua e là, vanno proprio spammate tantissimo. E niente ragazzi, questo è tutto quanto quello che potevo dirvi. Sicuramente vi aiuta molto se vi fate startare le missioni da qualcuno di livello più alto qualora avete incarichi che non potete fare perché siete di livello inferiore. Però mi raccomando, assicuratevi sempre di avere amici con cui giocare e soprattutto divertirvi. Io a tal proposito comunque come sempre vi invito a entrare nel mio server Discord. È assolutamente gratuito per tutti quanti, è un luogo di ritrovo dove semplicemente ci si ritrova per parlare, scrivere e giocare. Soprattutto ricordatevi che io non ci guadagno assolutamente nulla dal server Discord, quindi non avrei motivo di farvi entrare così tanto per. È tutto in maniera totalmente gratuita. Io ragazzi per il video di oggi non posso fare altro che salutarvi. Mi raccomando però restate sintonizzati perché presto arriveranno delle grossissime novità. Per oggi è tutto, bella bella.